Non è una notte come le altre a Sesto San Giovanni. Pochi minuti dopo le tre, colpi d'arma da fuoco squarciano il silenzio del comune alle porte di Milano. Le prime notizie parlano di una sparatoria in cui rimane ucciso un uomo e ferito un poliziotto. Trascorrono un paio d'ore e si capisce che quell'uomo morto nel conflitto a fuoco è il ricercato numero uno d'Europa. Poco dopo, la conferma ufficiale. Anis Amri, il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino. Non è arrivata nessuna segnalazione sulla presenza di Amri in Italia. È stato intercettato, spiega il questore di Milano, dalle forze dell'ordine nell'ambito di controlli di routine. Può sembrare stranissimo, ma il fatto è che non sono due agenti della Digos, due agenti della squadra mobile. Sono due operatori che controllano il territorio che alle tre di notte decidono di fermare una persona extracomunitaria che evidentemente aveva attirato l'attenzione sia per la presenza, sia per l'ora, sia per il fatto che era vicino alla stazione, e hanno deciso di controllarlo come noi abbiamo detto loro di fare, con molta intensità. I due poliziotti fermano il tunisino, gli chiedono i documenti. Lui dice di arrivare dalla Calabria, apre lo zaino, ma invece di estrarre la carta d'identità prende una calibro 22, forse la stessa usata lunedì sera nel tir per uccidere l'autista polacco. A quel punto spara contro un agente, ferendolo. Il tunisino poi si ripara dietro la volante, ma l'altro poliziotto lo fredda con due colpi di pistola. Nel giro di 10 minuti, Anis Amri smette di respirare. Prima di essere ammazzato avrebbe urlato non Allah Akbar, ma poliziotti bastardi. A confermare la sua identità, la misura del volto e le impronte digitali. Era una scheggia impazzita, pronto a fare altri attentati, ha aggiunto il questore. A complicare le indagini il fatto che Anis con sé non avesse un telefono, ma la ricostruzione del percorso compiuto nelle ultime ore è stata possibile grazie al ritrovamento addosso all'uomo dei biglietti ferroviari. Eccolo il tragitto. Partito da Berlino dopo la strage, è passato da Chambéry in Savoia, poi ha raggiunto Torino in treno, infine approdato in stazione centrale a Milano a luna di notte, come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da qui forse in bus è arrivato nella periferia di Sesto San Giovanni. Secondo gli inquirenti, la sua destinazione finale sarebbe dovuta essere l'Italia meridionale. Da Sesto San Giovanni infatti partono i pullman per il sud, ma chi dovesse incontrare, dove volesse andare di preciso, sono ancora domande a cui gli investigatori non hanno dato risposte. Un'ulteriore conferma della radicalizzazione di Amri arriva da queste immagini diffuse dalla televisione pubblica tedesca. Qui si vede il giovane all'ingresso di un centro di Berlino sospettato di essere un luogo di proselitismo per jihadisti. Immagini che risalgono alla notte fra lunedì e martedì, quindi circa 8 ore dopo il compimento del massacro al mercato di Natale.